Sì, buonasera a tutti, benvenuti al palazzetto Pala Polivinica di Prato, dove si trovano ad affrontarsi le due compagini della Serie A1 femminile, Touché Prato e Cellini Padova. Vi diamo la lettura delle formazioni. Cellini Padova con il numero 3 Dio Gap Ivana, con il numero 4 Dio Gap Carelle, con il numero 7 Eimer Fatiha, numero 8 Engiarrua Beverly, numero 14 Dio Gap Vanessa, numero 15 Brock Martina, numero 17 Meneghini Giorgia, numero 18 Aurobi Fatima, numero 19 Prela Angela, numero 20 Engiarrua Serena, numero 21 Ocorie Ifeoma, numero 22 Anna Buolele Sonia, numero 25 Enne Sommer Anna Lena, numero 27 Barresi Michela. Per cosa? Vi diamo della formazione della Touché Prato velocemente. Qui mi stanno comunicando che ci sarà un minuto di raccoglimento, un minuto di silenzio per le vittime delle Marche. Vediamo la lettura della formazione del Prato: numero 44 Felet Elena, numero 77 Bartalucci Gianna, numero 3 Micotti Rebecca,
numero 5 Micotti Martina, numero 6 Rossi Margherita, numero 7 Gurra Melissa, numero 8 Borrini Beatrice, numero 9 Della Maggiora Chiara, numero 10 Nicolai Chiara, numero 13 Sandroni Sonia, numero 15 Barbieri Erika, numero 17 Benelli Alessia, numero 18 Yamu Charity, numero 20 Rossi Viola, numero 23 Martinelli Giulia, numero 25 Ucchino Virginia. Mister Claudia Guida. Partita l'esordio in A1 della Touché Prato, prima giornata in casa per le pratesi. Dopo la vittoria della settimana scorsa su Mezzo Corona, in attacco Rossi, scarica su Borrini, perde palla, in attacco Cellini, Padova. Attacca con Prela, scambia con la compagna di reparto, Prela scarica su Ingarrua, ancora Prela, Ingarrua, Prela, con la numero 14 Dio Gap Vanessa, ancora Dio Gap, scarica sul muro, Dio Gap Carelle, tiro, parata di Felet. Felet lancia, anzi no, scarica su Rossi, Rossi su Yamu, ancora Rossi, Rossi su Borrini, Borrini tira da fuori, anzi no, scarica sul pivot, fallo. Touché Prato scende in campo con 44 Felet Elena in porta, centrale Rossi Margherita, terzino destro Borrini, tanto vediamo Yamu, tiro, scarica su Borrini, quindi si diceva terzino destro Borrini, alla destra Erika Barbieri, 0-0 con il punteggio, lancia Felet su Micotti, ma Micotti non ci arriva, lancio troppo lungo, alla sinistra Micotti Martina e terzino sinistro Charity Yamu. In possesso di palla ancora il Cicellini Padova, la Prela scarica su Diogap ancora per Ingarrua. Girano le tre padovane in cabina di regia, prova a fermarla Ucchino, tiro da fuori, gol. Cellini Padova in vantaggio, contropiede, contrattacco della Touché Prato, Borrini, Barbieri, ancora Borrini, Rossi, Yamu, Micotti, prova Micotti, dentro per Ucchino, 1-1. Fase di studio delle due formazioni. In cabina di regia, prova dentro la numero 14 Dio Gap Vanessa, fermata 9 metri. Ocori è Barresi Michela è il pivot, 9 metri, fallo di Micotti sulla numero 17 Meneghini, giro palla delle padovane. Prova Ingarrua, ma viene fermata dall'ottima difesa della Touché Prato. Prova da fuori, tiro, gol. 2-1 Padova. Riparte Touché velocemente con Yamu scarica su Ucchino. Micotti prende palla, recupera palla il Touché. Tanto in difesa esce Borrini ed entra Martinelli, anzi no, chiedo scusa,
si tratta di invece di Barbieri, scusate, solo per la difesa. Prova ancora da fuori la numero 8, Enghiarrua. Sette metri, sul dischetto Dio Gap, Carelle contro Felet. Dio Gap. Grande parata di Felet, neutralizza il rigore di Dio Gap. Rossi, Gnamo, Rossi, Borrini, ancora Rossi, prova dentro, scarica su Gnamo. Aria, difesa in aria, rigore. Gnamo sul dischetto contro Traversa. Si salva Cellini. In attacco Cellini. Giro palla del in maglia azzurra. Tira dal Prela. Scambia ancora con Enghiarrua. Tiro da fuori. Gol. La numero 14 Dio Gap Vanessa. Porta a 3 le lunghezze, 3-1 per Padova. Accorcia le distanze, Touché. Ruba palla momentaneamente il Prato con Ucchino. Ucchino lancia su Micotti. Fallo. Cambia in attacco Barbieri con, come si è detto, con Martinelli. Ciari, Tigliamo, Rossi, Borrini, Barbieri, Borrini da fuori! 2 minuti e rigore. 2 minuti per Enghiarrua, Beverly, fallo su Borrini. Cellini Padova in 2, in 5 per 2 minuti, inflitti alla numero 8 Enghiarrua Beverly. Sulla palla Cucchino, chiedo scusa, sono 9 metri, non 7. Barbieri, Rossi, Borrini, Barbieri, Rossi. Rossi su Gnamo su Micotti, Gnamo, Rossi, palleggio, Borrini, Rossi, Micotti, 3-3, Martino Micotti pareggia. In attacco Padova. Con le solite 3 in cabina di regia, con la numero 19 Prela, e la numero 14 Dio Gap Vanessa e la numero 27 Barresi. Giro palla per la numero 4 Dio Gap, ancora fallo, 9 metri. Giro palla. Gol, assegno Padova con la numero 17 Meneghini, Giorgia. In attacco subito il Prato con Gnamo da fuori, non trova la porta. Barresi scarica su Dio Gap, ancora Prela. Giro palla veloce del Padova, perdono palla e Venete, batte Rossi, scarica su Gnamo, Gnamo ancora su Rossi, Rossi su Borrini, Rossi prova da solo, da sola, 7 metri.
Martina Micotti porta al pareggio la Touché. Giro palla ancora del Cellini, dentro, prova tutto da sola, bravissima la numero 14, Biogap Vanessa. Ucchino su Rossi, Borrini, Rossi, Borrini dentro per Ucchino, grandissimo gol, bella azione delle Laniere, 5-5. Primi 10 minuti molto equilibrati, tiene botta l'esordiente Touché Prato con la consolidata compagine veneta che ormai in A1 è in pianta stabile, fermata da Ucchino la numero 14 Biogap, gira palla con la numero 19 Prela, ancora sulla numero 8 Engenriwa, ancora Biogap Carelle. Perdono palla momentaneamente, tiro, gol, a segno Dio Gap Carelle. Ucchino, Rossi, Iamu, Micotti, parata, grandissima parata di Brock Martina. Dice no al pareggio, tiro da fuori, grandissimo gol di Dio Gap, più due. Padova 7, Touché Prato 5. Parte Prato, Rossi, Iamu, Micotti, Iamu, Rossi, Borrini, palleggia Borrini, scarica su Rossi, Iamu, dentro per Borrini, scarica su Rossi, ancora prova Rossi ad entrare dentro, fermata, doppia palla, portiere numero 15 Brock, Ruba. Giallo per la numero 25 Pratese Ucchino, in attacco sempre Padova. 19 Prela, scambia con il numero 14 Dio Gap, terzino destro fortissimo, Dio Gap, Prela, ancora Engarriwa, tiro, palo, 7 metri, fallo sulla numero 8 del Padova, sul dischetto proprio lei contro Felet, Elena. Tiro, gol, Padova 8, Touché Prato 5, più 3, Barbieri, Borrini, Rossi, Iamu, scarica su Rossi, dentro per Borrini, Borrini, tiro, Borrini, trova l'angolo, Beatrice Borrini trova l'angolo e spiazza Brock, accorcia le distanze, Touché 6, Cellini Padova 8. Cabina di regia, è entrata la Heimer, mister Sadi cambia le pedine, scarica sull'ala destra, ancora per la numero 8, gol a segno Barresi, porta a 9 le lunghezze, Rossi, Iamu, Micotti, Rossi, Borrini, Barbieri, Iamu, parte contropiede Cellini, scarica sul terzino, tiro da fuori,
atterrata numero 14 Diogap Vanessa. Rigore, due minuti per Pivo Tocchino. No, chiedo scusa, Rossi Margherita. Sul dischetto numero 8 Engerriwa. Neutralizza e porta invece a segno dopo aver neutralizzato la grandissima parata di Feret. Porta a più 4 le lunghezze. Tusce Prato in 5 per il momentaneo, la momentanea sospensione di Rossi. Capitano di regia a questo punto sale Martinelli, ricordiamo Martinelli un 2007, pianta stabile lo scorso anno in A2, ha contribuito a questa promozione in A1 nella massima serie della pallamano femminile. Martinelli, andiamo, provaiamo, scarica su Borrini tira da fuori, stoppata, recupera palla Barbieri, fermata Iamo. Tiro fuori. Stasera Iamo non vede porta, a differenza della scorsa settimana che ha messo dentro la rete 14 gol. Tiro da fuori intanto, parata di Feret. Borrini, Martinelli, Barbieri, Borrini, palleggio di Martinelli, prova Borrini, fallo in attacco. Martinelli, andiamo, Borrini, Barbieri, andiamo, intanto nel frattempo rientra Pivot Occhino, 6 contro 6, Martinelli, fermata. Iamo! Charity, Iamo segna, meno 3. Quando abbiamo trascorso circa la metà del primo tempo, in cabina di regia del Cellini la numero 7 Heimer, tira da fuori 14, anzi no, scarica sulla numero Engarriwa, la numero 8, tira ancora da fuori, grande parata di Feret, fallo in attacco, bravissima questa numero 14. Metri su per Padova, palleggio, scambia con l'ala destra, palleggio ancora di Heimer, scarica sul pivot, fermata, buona difesa del Prato sulla numero 27 Barresi, ancora fuori, scarica sulla numero 8, tiro, stoppata da Charity, angolo sull'angolo numero 17 Meneghini, scarica sul numero 14 Diogap, prova ancora numero 7 Heimer, carica al centro, dritto per pivot, palo fuori, fortunata in questa circostanza la Tusche, mantiene il meno 3, rientra Rossi e lascia il posto a Martinelli, lascia il posto a Rossi in cabina di regia per la Tusche, Borrini, Rossi, Iamo fa tutto la sola, Iamu! Era questa quella che vogliamo! Tiro da fuori, gol, brevissima la numero 8 e Garino. Sempre più 3. Batteucchino, Borrini, Barbieri, Rossi, Iamu.
Rossi. Giro palla delle Pratesi. Ancora Iamo, scarica su Rossi, Rossi prova a entrare da sola. Velocemente parte Heimer, Heimer tutto da sola, ruba palla a Martinelli, ruba palla a Martinelli, Martinelli per Micotti, 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 dentro ancora per Martinelli, Martinelli, Giulia Martinelli, ricordiamo il 2007, Giulia Martinelli, ancora non ha compiuto 16 anni, 15 anni per la nostra centrale. Reduce dal campionato nazionale under 17 di scudetto. Più due, Padova. Regge bene Touché. Tiro da fuori, fuori il numero 14 di Yoga. Riparte Feret. Rossi, Rossi. Iamu, Rossi. Iamu, Iamu, Micotti. Iamo, Rossi, Borrini, ancora Rossi, ancora Iamo, Iamo, Rossi, Ucchino, Iamo, Iamo! È un diesel, si è scaldata! Si è scaldata! Si è scaldata! Time out! Intanto che trascorriamo questo minuto insieme, vi diamo i risultati della seconda giornata di campionato di Serie A1 femminile, dove il Brixen vince con mezzo corona 36-27, questo nella giornata odierna. Il Iome Salerno vince a Cassano per 31-27. Erice ha la meglio su Mestrino 27-20, Pontinia sbanca Teramo 34-21 e il derby Casalgrande Ferrara va a Casalgrande con 35-24. L'ultima partita della giornata è Touché Prato Cellini Padova, che state seguendo in diretta. Attualmente la classifica vede Brixen e Iome Salerno a 4, poi vediamo a 2 Padova, Touché, Erice, Cassano, Animestrino, Pontinia e Casalgrande, e aspettiamo il risultato di questa sera per vedere chi delle due si avvicina a, anzi si appaia a Brixen e Salerno. Il minuto di time out è finito, la partita è ricominciata, il punteggio è 11 Cellini, 10 Touché. Prova la numero 7 Heimer, fermata, piede, arbitro dice piede, il pubblico non ci sta, il pubblico non ci sta, pubblico di casa rumoreggia, dentro prova fermata da Occhino. Palo gol, assegno la numero 27 Barresi, 12 Padova, Touché Prato 10, Martinelli, Rossi, Rossi, Martinelli, gol, gol, e due minuti. Il primo arbitro aveva dato già due minuti, poi si è confrontato con il secondo, due minuti per la numero 7 Heimer, fatica, questo si può anche, è un nome proprio pratese, fatica a noi si dice quando uno dura molta fatica e noi la strascichiamo e diciamo fatica, a parte le battute. Un attimino di stendere un attimino la tensione, perché comunque noi prima esperienza in A1 è molto emozionante, una sfida che abbiamo cercato da un paio d'anni, quest'anno ci siamo riusciti,
Per ora reggiamo bene il confronto in questa massima serie, andando a vincere mezza corona e reggendo Concellini Padova. E grande parata di Feret nel frattempo, senza nascondere che Cellini Padova ha molta più esperienza di noi, quindi ottima per il momento la prestazione delle nostre ragazze. Martinelli, Rossi, Martinelli prova da sola, Martinelli fallo, 9 metri, Pucchino sulla palla, scaglia su Martinelli, Martinelli su Rossi, Rossi dentro per Borrini, Borrini ancora andata all'ala, ha cambiato il mister guida, ha cambiato Nicotti, parata, recupero para Borrini, scarica su Rossi, palo, aria, era aria comunque, era aria, ottima azione della Fouché. Dicevo che il mister guida ha cambiato la formazione, ha messo Borrini alla destra e gioca con il doppio, diciamo, doppio centrale, quindi Martinelli e Rossi, anche se Rossi gioca terzino destro. Pucchino sempre in pivot, Ciariti in terzino sinistro e Micotti, e nel frattempo assegna ancora Padova con la numero 17 Meneghini. La palla al contropiede, Cellini, e ancora la numero 17 Meneghini, che in giro di 10 secondi fa due gol. 14 Padova, 11 Touché. Nel frattempo sostituzione in casa Laniera, dove Nicotti lascia posto alla numero 9 della Maggiora. Time out. Mister Megli e mister Guida danno indicazioni tecniche e tattiche sullo svolgimento della partita. Finito il time out, quanto mancano 6 minuti e 20 alla fine del primo tempo. Padova 14, Touché 11. In attacco Touché, Rossi, Martinelli, palleggia Martinelli, scarica su Iamu, Iamu ancora su Rossi, dentro per Borrini, entrambi gli allenatori reclamano il fallo, ma l'arbitro lascia correre, passivo, Martinelli prova dentro, Martinelli scarica su Rossi, fermata, ancora Martinelli, Rossi, fallo. Borrini, gol! Ci pensa Beatrice! In attacco Padova, scarica, lancio la sinistra, tiro, grande parata di Felet, buona, non entra, Felet lancia Martinelli, Martinelli sul rosso, ancora Martinelli, Rossi, Martinelli prova da sola, anzi no, scarica su Rossi, Rossi palleggia, Martinelli, Iamu, Rossi, dentro Rossi, fermata Margherita.
giallo per dirigente della Touché, protesta veemente sulla decisione, giustamente chiedeva due minuti che l'arbitro, gli arbitri non hanno concesso su questo fallo. Yamu sul dischetto contro Brock, dopo le raccomandazioni si passa al calcio di rigore. Yamu! 13-14, meno uno o più uno, secondo da dove si vede il punto di vista. Giro palla delle padovane con il capitano di regia numero 7 Heiner, numero scambio con numero 8 Engarrua, tira nel frattempo e segna, più 2 Padova. Lucchino su Martinelli, Martinelli, Martinelli scambia con Rossi, fermata Rossi, Lucchino, Martinelli, Rossi, Borrini, Rossi, Martinelli, Yamu dentro per Della Maggiora, Martinelli, fermata Martinelli, Martinelli, Rossi, passivo, Yamu, Yamu, Yamu prova da tutta da sola, Yamu, fallo. Yamu! Niente, sempre fallo. Qua dice di correggere la posizione l'arbitro. Borrini da fuori, stoppata, ancora Borrini, anzi no, recupera palla la numero 4 Diogap, scambia con la numero 8 Engarrigua. Giro palla delle padovane, tiro palla, tiro da fuori, stoppata da Yamu e palla su Felet, Felet lancia su Della Maggiora e 2 minuti, anzi si confrontano come prima, all'inizio avevano detto 2 minuti, 7 metri e 2 minuti confermati per la numero 7 Heiner. Martinelli, Yamu Della Maggiora, Yamu, Martinelli, Rossi, Rossi, Martinelli prende con la mano, tiro per Ucchino, Ucchino, Virginia Ucchino a segno, meno uno, sempre in partita la Touché, contrariamente a quanto si poteva pensare alla vigilia, scalda il pubblico di casa, ci crede, ci crede, ci crede. 40 di Felet, gol di Padova, più 2 quando mancano 1 minuto e 30 alla fine del primo tempo. Andiamo, Yamu scarica su Martinelli, Martinelli su Borrini, Borrini, parata della numero 15 Brock, lega il gol alla 8, la numero 8 Pratese. Giro palla Engarriu, chiedo scusa ma non, i nomi non sono dei più facili.
scambio numero 4 Diogà, ancora per la numero 8 Engarrua, tiro Engarrua, più 3 trafigge Felet, Martinelli Rossi va tutto da sola, Rossi, Margherita Rossi, Pupino chiedeva palla ma Rossi fa tutto da sola. Grande stoppata di Yamu dalla destra, scarica ancora sul numero di 14, buona difesa del Prato, un ottimo attacco del Cellini. Prova la numero 19, assegno Prela, Pochino su Rossi, Martinelli, fermata Martinelli, Rossi, stoppata Rossi, lancio contropiede per la numero 14 Diogap e segna, non poteva fare altrimenti. Finisce qui il primo tempo dove Cellini Padova batte momentaneamente 19-15 la Touché Prato. Primo tempo, ci vediamo dopo l'intervallo.
Bentornati per il secondo tempo della partita che vede in campo Cellini Padova e Tusce Prato, dove Padova vince 19-15 il primo tempo. Giro parla ancora delle venete. Sul cabina di regia Heiner, scambia con il numero 14 Dio Gap. Tiro da fuori stoppato da Occhino. Feret scarica su Rossi al palleggio, dentro per Iamu. Iamu fa tutto da sola. Charity Iamu, 16-19. Yoga up, scaricano e gira la palla bene la azzurra, in maglia azzurra con pantaloncini rossi. Meneghini ruba palla Rossi, ruba palla Rossi, sorperiamo, Iamu, ruba palla momentaneamente la numero 17 Meneghini, si è addormentato un po' sul contropiede la nostra Charity. Cabina di regia la numero 8 Engiarrua, giro palla, prova doppia Rossi, Martinelli, Rossi, Iamu, Rossi, Martinelli, ancora Rossi, ancora Iamu. Gira palla molto lentamente il Padova. Rossi, Iamu, Rossi, Martinelli, Rossi, Martinelli, ma Borrini, Rossi, Iamu, ci pensa lei. Prova la numero 8 in Garrua, fermata sempre da Iamu. Molto probabilmente saranno due minuti infatti per Iamu. Aveva già segnalato il direttore di gara questa decisione. 9 metri per Cellini Padova, 18-19 il punteggio. Tiro palla veloce, scarica sul Dio Dap. Dio Dap dentro per numero 14. La rata di Felet, regge l'urto, Touché, uno in più. Padova regge la difesa pratese, ancora prova, gol bello dall'ala sinistra e la numero 4 Dio Gap Carelle, segna e trova il secondo palo portando il punteggio a 20. Touché in 5, manovra lenta, far trascorrere qualche secondo prezioso.
dentro per Micotti. Micotti fa le veci del pivot e accorcia le distanze. Martina Micotti, 20-19, avanti ancora Padova. Touché sempre in 5, difende, tiro, grande parata di Felet, scusate, anticipata dal fallo, 9 metri sul Barresi, scarica sull'ala destra e segna la numero 17 Meneghini, più 2 Padova. Prato non molla, Ucchino, Borrini, Martinelli, Rossi, Micotti, nel frattempo rientrata Iamu scontando i 2 minuti. Iamu, Rossi, Martinelli, Rossi, Iamu, Martinelli, fallo. Iamu, Rossi, Iamu, Iamu, salta, ruba palla, la numero 7, Eime, pubblico di casa si lamenta. Si lamenta anche mister Decellini, questi arbitri in questa situazione non hanno accontentato nessuno delle due squadre. In attacco sempre Touché, Iamu, Rossi, Martinelli, Rossi, Martinelli, Iamu, Iamu! Iamu! 20-21, partita tutt'altro che scontata! Ferma l'azione Borrini della Touché, parte Felet, carica su Martinelli, Martinelli su Rossi, Rossi su Iamu, Rossi, Martinelli, prova Martinelli a entrare su Rossi, 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 21-21, pareggia la Touché. Sull'azione fallosa dal rigore sulla numero 27 Barresi, sul dischetto si incarica sempre la numero 27 Barresi contro Felet, gol, Padova in vantaggio 22-21. Micotti, Iamu, Rossi, Martinelli, giro palla, Rossi, fermata dall'ottima difesa delle padovane, Iamu, Micotti, Iamu prova tutto da sola, Iamu scarica su Martinelli, anzi su Rossi, fallo, 9 metri, Ucchino su Rossi, Rossi su Martinelli, ancora Rossi, Martinelli, Iamu, Borrini chiama palla, nessuno la vede, riparte Padova, scarica sull'ala destra e sul primo palo trafigge Felet, bravissima la numero 17 Meneghini. Non è la prima volta che da quella posizione trafigge
l'estremo difensore pratese, più 2, Padova si riporta più 2, Rossi, Iamu, prova Iamu tutto da sola, Iamu in sospensione, si ferma e aspetta il movimento del portiere, ottima azione, meno 1, Padova in attacco. Carica sul Meneghini, con un attacco, fa tutto e ruba palla. Martinelli, scarica su Borrini. Fermata dal... diciamo che l'inesperienza a volte fa fare questi errori. Cali di tensione, non si può sbagliare queste azioni, a quantomeno andare al tiro, e poi sarà la sorte se il portiere quantomeno riesce a neutralizzarlo. Tanto è ottima difesa sempre del Prato, in attacco Cellini con sempre la numero 8 Enghiarrua, scarica sul numero 14 Dio Gap, infallibile questa ragazza, bravissima. Martinelli, Rossi dentro per Ucchino. Ucchino fermata, 9 metri sulla palla. Ucchino scarica su Rossi su Iamu, Rossi, Martinelli, Borrini, Martinelli, Rossi, Iamu. Ucchino si sposta leggermente a sinistra, prova Martinelli da sola, rigore su Martinelli. Iamu sul dischetto, trafigge, 23-24, attacco ancora Padova, girano le padovane, la palla molto velocemente, fa tutto da sola la numero 14 Diogap Vanessa, categoria superiore questa ragazza rispetto, quantomeno rispetto alle nostre, forse può competere con Charity, ma è molto più tecnica questa ragazza, forza fisica, esplosività, forza, tutto. Rossi, Diamo, Nicotti, Iamu, bravissimo, cambio direzione, prova tutto Iamu, fallo. Ucchino sulla palla, Iamu, su Rossi, su Martinelli, ancora Rossi, ancora Martinelli, Martinelli, Rossi, Martinelli, Iamu esce, Dio Gap. Anzi, chiedo scusa, esce, sì, Dio Gap, sì. Proviamo tutto da sola, tiro il gol. Ci pensa lei a levare le castagne dal fuoco. 25-24. Tusce Prato sempre in partita, anche se eravamo sotto meno 4, anche alla fine del primo tempo sembrava quasi. Ruba palla Rossi, Ucchino,
Rossi, Martinelli, Rossi, Iamu. Puttino si posiziona al centro dell'area della difesa del Padova. Iamu, Rossi, Martinelli, scarica su Borrini, giro di tiro di Martinelli, parata di Boroc, lancio contropiede del Padova, fuori, bella azione dal numero 4 di Ogap Carelle, ma non c'entra lo specchio della porta. Punteggio rimane invariato dopo queste due azioni, 24 Prato, 25 Padova. Iamu, Rossi, scarica su Borrini, Borrini prova da fuori, Beatrice Borrini! Quarantacinquesimo del secondo tempo, 25 Prato, 25 Padova. Altri 15 minuti per sapere chi avrà la meglio su questa sfida, pressoché scontata per Padova, perché a questo punto la matricola Touché darà filo da torcere a tante squadre. Senza nascondere la superiorità tecnica del Cellini, però Touché Prato sta tenendo botta a questa formazione esperta. Riparte la partita con Padova in attacco. Diogap 14 e Diogap 4. Diogap 14 è Banetti, mentre la 4 è Carelle. Scarica la numero 19 Brera. Difesa alta di Prato, tiro da fuori, traversa, gol. Sfortunata in questa circostanza la formazione del Padova. Scarica in questo caso Iamu su Rossi, scarica su Martinelli, Iamu, Rossi, Martinelli, Borrini, Martinelli, fermata dalla difesa padovana. Rossi, Iamu, scarica su Martinelli, fallo, 9 metri. Tucchino sulla palla, pivot Tucchino, scarica su Iamu, Rossi, Martinelli, Rossi da fuori, Margherita Rossi, mister Sani sostituisce il portiere il numero 15 Brock con il numero 22 e Nabulele Sonia. Intanto Micotti porta in vantaggio la Touché, si scalda il pubblico di casa. Micotti trafisce Nabulele appena entrata al campo al posto di Brock. Fermata irregolarmente da numero 8 mi pare, Ingaringua, e due minuti per Martina Micotti, e possiamo dire anche giustamente meritato.
sul dischetto numero 27 Barresi contro la nostra portierona Felet Elena. Gol. Punteggio pari 27-27. Punto. E il tempo scorre. 17:48 sul cronometro, dice il tabellone qui al Pala Kobilica di Prato. Attacco Touché. Martinelli prova tutta da sola, fermata dall'ottima difesa del numero 27 Barresi. Rossi, Martinelli, Iamu, fermata Iamu. Iamu, dentro per Rossi, scarica su Borrini la nostra mancina, Rossi, Borrini, prova Borrini, grandissima parata di Enabulele, ma beh, innanzitutto diciamo che ha aspettato a fischiare e ha dato rigore dopo che la palla era uscita, però giustamente il fallo c'era, bisogna essere obiettivi. Stesa Enghiarua, nulla di grave. Sul dischetto la numero 21, credo, sì, la numero 21 Ocorie. Mamma mia che parata Felet, mamma mia, con le unghie delle dita leva il gol del vantaggio a Cellini Padova, mamma mia, strepitosa la nostra portierona. Rossi, Borrini, Martinelli, dentro, fallo, chiedeva palla alla Rossi, liberata a destra, time out per Prato. Dice il cronometro, 10 minuti alla fine della partita, punteggio di parità. Mister Megli e Mister Guida, gli ultimi consigli tecnici per contrastare questa formazione. In attacco Prato, riparte il match. Rossi, Picotti, Iamu, Rossi, Martinelli, giro palla, Pratese, Iamu su Martinelli, era più sfondo che fallo in difesa, però decisioni purtroppo
sono soggettive spesso e non lo giocano. Ucchino la bravissima, Ucchino che aggancia con una mano e trafigge la numero 22 Enamulele. Prato 29, Padova 27. Bentorni, chiediamo scusa. Uno, ruba palla Cialiti. Ucchino lancia su Rossi. Rossi prova da sola Rossi, gol! Margherita Rossi, più due, Prato. Prela su Diogap, Prela scarica su Heimer, ancora Diogap, Prela, Heimer, dentro per uno di 17 Meneghini, giro palla veloce, scarica su 14 Diogap, ottima difesa del Prato, scarica sulla sinistra, giro palla, parte palla, recupera ancora Cendini Padova, Diogap, difesa, non va l'attacco del Padova, riparte Prato, Rossi, Martinelli, Iamu, Rossi, Martinelli, Iamu, al palleggio Iamu, difesa sui 6 metri del Padova, prova Iamu da tutta da sola, scavalcamento, rigore! Iamu infortunata, ferma il tempo, infortunio per Iamu. Beh, se c'è i 7 metri, secondo il mio modesto parere, non sono un tecnico, ci dovrebbero essere stati anche 2 minuti, però vabbè. L'arbitro dà, l'arbitro leva, l'arbitro decide e rispettiamo. Andiamo. Grande parata e Enamulele su Iamu. ...27-29... spreca il più 3 Prato. Fa tutto da sola Diogap, ma non c'entra la porta questa volta. Riparte Prato, Rossi, Martinelli, Rossi, Iamu, esce sulla difesa Borrini, Martinelli, fallo, 9 metri, Ucchino, Rossi, Iamu, angolo, difesa del Cellini, parte Borrini sull'angolo. Borrini scarica su Rossi, Iamu, passivo dice l'arbitro, Iamu, dentro per Ucchino, ruba palla, il numero 27, Barresi. Due minuti per Ucchino, sulla ripartenza del Padova. ...27-29, il punteggio ancora invariato. Due minuti di sofferenza ancora per la difesa del Prato contro la corazzata del Cellini. Alla destra completamente libera, infatti arriva la palla, lancio, si
scarica sulla sinistra, tiro e grande parata di Ferret. Ferret, devo essere sincero, ha neutralizzato diversi colpi difficili, salvando e tenendo sempre in bilico il risultato. Prata attacca in 5, Rossi su Iamo, ancora Rossi, Martinelli scarica su Borrini, Borrini su Rossi, 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 Iamo, Iamo, difesa, ottima difesa del Padova che non lascia scampo alla numero 18 Pratese, ancora Rossi, scarica su Martinelli, Rossi, Martinelli, Borrini, Martinelli, Martinelli, per Borrini, perde palla, lancio di pallonetto della numero 14 di Ogap, un gesto atletico non indifferente, accorcia le distanze e porta almeno, si portano almeno uno, 5 minuti alla fine, tutto ancora da decidere, Prato ancora in 5, Nicotti, Rossi, Martinelli, Rossi, Iamu, Martinelli, Iamu, Rossi, Nicotti, 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 Rossi, 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 Iamu, prova Iamu, tiro, fallo, rientra Urchino, 6 contro 6, si pareggiano le giocatrici in campo, Rossi, portata a spasso, fallo, passivo, Iamu, ehi, fallo, Cucchino, Iamu, ancora fallo, l'ultima prova, l'ultimo tiro, c'è il passivo, detto Borrini, grandissima parata di Enabulele, piede, 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 in attacco ancora Prato, ciupata questa azione dal Cellini, tifo insostenibile qui a Prato, prime emozioni nella massima divisione anche per il pubblico pratese, Rossi, Iamu, Nicotti, Rossi palleggia, Iamu, prova Iamu ad entrare da sola, scarica su Rossi, fallo, passa il tempo, è importante, 3 minuti alla fine, qui vince la testa, vince l'orgoglio, vince la forza, e 2 minuti, vince l'emozione. Sicuro un fallo non leggero sempre sulla nostra 18 Charity Iamu, aveva dato 2 minuti, Iamu fortunatamente niente di grave, è stato chiamato in campo lo staff medico, non si sa per quale motivo, perché Iamu era già in piedi, già aveva dato 2 minuti, ma
ecco, non riusciva la giocatrice, giustamente la panchina del Prato. Fasi concitate, mi sa che ha preso 2 minuti anche l'allenatrice nostra per il seconda, che gli è garbato dare 2 minuti. Quindi 5 contro 5, 3 minuti alla fine, anche qualche secondo meno. La partita si gioca in questi 3 minuti. Chi ha più carattere, più energia, più voglia di vincere, più voglia di portare a casa il risultato, avrà la meglio. Riparte il tempo. In attacco Touché. 5 contro 5. In teoria c'è più spazio per entrare. Iamu, Martinelli! Giulia Martinelli! +2! 2 minuti e 15 al tempo, al fine del tempo! Attacca Padova! Perde palla! Diogap, perde palla! Azione sfumata per Padova! Rossi, Martinelli, time out! Questi 2 minuti le giochiamo sui nervi, sulla tensione, sulla corsa, sulla stanchezza, sulla professionalità, su tutto! Non conta più la tecnica ora. Qui al Pala Cobolica di Prato, palazzetto intitolato a un giocatore del Prato degli anni indietro, giustamente scomparso prematuramente. Martinelli, sfondo di Martinelli, lancia sulla numero 17 Meneghini, dentro per gol, più uno Prato. 1 minuto e 20, a questo punto +30 Prato, +29 Padova. Si gioca sui secondi, come spesso accade, nella palla a mano. Iamu, dentro per Rossi! Margherita Rossi! Grande! Ruba palla nel contropiede, tiro e ancora Fenet, dice no a Padova
Padova. E a questo punto possiamo dire che Prato vince la partita. Primo esordio casalingo del Prato. Emozione indescrivibile per tutti noi. Ci scusiamo se siamo di parte, ma Felente e Rossi gli ultimi due minuti hanno portato a casa questo risultato e possiamo dire che andiamo insieme a Brixen e Salerno, mamma mia, così in alto ci gira la testa, mamma mia, mamma mia, mamma mia, scusate ma siamo di parte, lo sappiamo, ma tanto anche quando andiamo fuori casa le cose sono così. Rispetto per tutti, rispetto per l'avversario, devo dire con molta sincerità, Padova è molto più forte, molto più tecnica, ma il cuore e la grinta delle ragazze, forse anche, come si può dire, l'esordio in casa, la nuova Serie A1 mai vista da questa società che è stata stipulata nel 2010, gli ultimi due anni è stata molto vicina alla massima serie e quest'anno a Chieti siamo riusciti a passare alla massima serie. Ricordiamo qui il punteggio dal Pala Cobilica di Prato, 30 a Prato Touché, 29 Cellini Padova. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima gara casalinga qui al Pala Cobilica. Arrivederci a tutti e buonasera.